Il Messina saluta il direttore sportivo Antonio Bedio e lo fa senza i consueti, spesso ipocriti, ringraziamenti di rito. Una prassi, quella di augurare le migliori fortune al professionista appena esonerato, ma che in questo caso riassume con efficacia un rapporto ormai logoro. E al centro non c'è solo l'attesa di quelle dimissioni mai arrivate, tanto che la questione relativa al mercato sbagliato da parte di Bedio appare come solo l'ultimo dei problemi che hanno portato alla brusca separazione a 6 settimane dall'inizio del mercato invernale. Lo stesso Bedio, contattato in mattinata, preferisce non rilasciare dichiarazioni ufficiali per l'affetto che nutre nei confronti della gente di Messina e per non alimentare ulteriori polemiche con la società. E a proposito del mercato che scatterà il prossimo 2 dicembre, ci sono già 3 nomi caldi sul taccuino della dirigenza e rappresentano 3 cavalli di ritorno che bene hanno fatto negli anni della gestione Sciotto. 2 arriverebbero dopo l'infausta esperienza vissuta a Corigliano in questo primo scorcio di stagione. Si tratta di Salvatore Cocimano, tuttocampista che nel 4-3-3 di rando potrebbe trovare spazio sia da mezzala che da esterno d'attacco e che vestirebbe nuovamente il bianco scudato dopo le 6 reti del passato campionato. Con l'ex Acireale già presente al San Filippo domenica nella sfida con il Roccella, arriverebbe l'amico Giuseppe Zappalà, roccioso difensore che nella seconda parte della scorsa stagione condì l'avventura messinese con 1 gol e 10 ammonizioni. Il terzo nome infine è quello di Giovanni Lavrenti, mezzala regina di 5 fronti, saldata 2 anni fa dal gioco di Giacomo Modi, che è passata poi da Castrovillari. 3 nomi da cui ripartire che, al di là delle doti tecniche, garantirebbero senza dubbio carattere e personalità.